Utrecht con la Danimarca fa il colpaccio qua. Cioè, vediamo un po' il resto del mondo. La Francia arriva alla Castiglia, Inghilterra e Borgogna, tosta quindi. Probabilmente si allierà con Aragona. Castiglia odia Aragona, Aragona odia Genova e Venezia. L'Austria arriva alla Lituania, che probabilmente finirà sotto Personal Union. Gli ottomani, vabbè, solita cosa. Quindi tra inglesi e danesi c'è Astio. Rivali dei danesi sono Polonia e Inghilterra, e saranno coloro che presumibilmente aiuteranno la Svezia a liberarsi. La Moscovia al momento ha deciso di non interferire troppo in Europa. Vediamo, qui vicino il Brandeburgo è molto amichevole, quindi potremmo tentare un'alleanza. Le sue truppe all'inizio non sono niente di speciale, non è ancora potentissimo, ma ci serve una difesa di qualche tipo. Quindi vediamoci anche con il Brandeburgo. Ci metteremo un po' a fare il claim qui, eh. Allora, mentre facciamo il claim, addestriamo la nostra armata. Con questo simpatico tasto il morale scende a zero, ma la continua a pagare. E sale questo army drill, ovvero l'addestramento della nostra armata. Tipo papa, ovviamente non compariranno in ogni situazione. Personal Union con la Lituania. Ok, Saxe-Lauenburg si è alleato con Anhalt. Il primo debito che è qua. Ecco, questo è il mod che dicevo, sostituisce alcuni dei comunque fantastici disegni degli eventi, immagini degli eventi con altre, alcune sono molto belle. Comunque, ciò che accade in Italia ci interessa relativamente poco. Andremo un po' in debito per questa guerra, ma non è tantissimo. Nel frattempo però possiamo migliorare le relazioni con l'Austria, in realtà non tanto con l'Austria, con cui dubito di riuscire ad allearmi a breve, ma cerchiamo di raggiungere il 100 con te. Intanto attenzione perché Pietro I d'Asburgo è il sovrano di Boemia. Direi che l'Austria è riuscita a infilare un Asburgo persino qua e anche qua. Quindi l'Austria ha ottime possibilità di Personal Union con questi simpaticoni. Anche Dithmarschen è entrata nella Trade League di Lubecca, nella Lega Commerciale Anseatica. Benvenuto, la cosa non mi piace moltissimo perché ovviamente spero di espandermi. Ok, siamo prossimi alla al claim su Saxe-Lauenburg. Tra l'altro possiamo fare un altro debito e un altro paio di questi, almeno uno, dai. Ok, ci siamo. Siamo leggermente in ritardo con te, però possiamo ucciderti adesso. Ok, ciao. E teniamoci pronto il diplomatico per lanciare questo assalto. Appena il morale tornerà a posto. Qua abbiamo completato la missione.
Vediamo cosa ci dice adesso. A prestigio, rivale e altro prestigio, punti diplomatici. O roba papale. Vabbè, comunque tra tutti è più veloce questo. Adesso Austria per caso vuoi un'alleanza? No. Ora iniziamo a migliorare le relazioni. Non sa mai cosa accade. Ok, allora il 1° di ottobre dichiareremo guerra. Quindi chiaramente questi si alleeranno con qualcuno il giorno prima. No, non è accaduto. Tanti saluti. Anhalt con chi si è alleato? Con tutta la Lega di Genova, perfetto, stai con loro. Bam. Ok, questa è abbastanza decisiva. Abbiamo River. No, abbiamo il bosco. Vabbè, vediamo. Dipende molto da tiri da 4 a 0. Vai bello. No. Ok, spariti tutti. Reinforce speed. Ora lasciamo qui un'unità. Chiediamo a costoro l'accesso e andiamo a uccidere anche loro. Le Adler von Lübeck, una nuova gigantesca nave, permetterà alla Lega Anseatica di controllare tutto il Baltico. Anche qui nella foresta, addirittura col fiume, ma noi siamo fortissimi, quindi non ci interessa. Ok, ora possiamo assediare qui. Tu puoi essere eliminato. Ora dovremmo essere di nuovo a posto con il Force Limit, non serve che continuiamo a pagare le truppe. Siamo Venezia dichiara Serbia, va? Questo è strano, davvero strano. Sicuramente la missione conquista la Serbia, no? Ok, cosa vogliamo fare subito dopo? Iniziare, intanto vediamo, tu hai subito un claim qui, ma dubito che riusciamo ad andarcene. Qui ad esempio possiamo uscire. Come possiamo uscire? Leave Trade League. Vediamo, magari c'è un, lo fa in automatico non appena conquisto il primo territorio. Quello che voglio fare è migliorare le relazioni dei nostri vicini. Ok, già i danesi vorrebbero allearsi con noi. Sono molto contento di ciò. Ah, tra l'altro abbiamo anche i ceti noi, anche se non li stiamo utilizzando, però potremmo. Non possiamo fare granché perché serve almeno il 40% di influenza per utilizzare i poteri, ma ce l'abbiamo per la borghesia. Perché siamo una free city, quindi partiamo già col 30%, allora sfruttiamolo. Dubito ci sia una combinazione che faccia tra 75 e 79 di influence, così da avere 150 di questi simpatici punti. Ma dubito anche che me ne freghi qualcosa. Nel senso che non mi interessa al momento i punti diplomatici. Non mi interessa neanche l'inflazione in questo momento, preferisco i succosi punti amministrativi. A cosa serve il professionalismo? Diciamo che dà delle simpatiche capacità alla nostra armata. Al momento il nostro professionalismo è
misero, una schifezza, ma conto che salga prima della fine, e di parecchio, perché siamo una piccola repubblica e non ho intenzione di cambiare troppo queste cose. Qui i due ordini dei cavalieri vengono annientati come al solito. Non sempre, va detto, a volte Polonia e Lituania fanno un po' più fatica. Abbiamo vinto l'assedio, aspettiamo il tick del mese e riprendiamoci un diplomatico. Dammi tutto l'oro che hai, dammi un reparation, così per far vedere, beh, non è tantissimo, per essere un non co-belligerante. Dobbiamo stare attenti alle coalizioni, siamo all'interno del Sacro Romano Impero. Mi servirebbe un po' di prestigio, non vedo perché tu non debba darmelo. Diamo un altro tick del mese, allora. Non ancora, vabbè, prima o poi cederai. Ah, come bello, quassù nel Baltico. Nessuno sospetta ciò che stiamo per fare. Nemmeno io. Tanto possiamo ripagare i nostri debiti ai nostri debitori, così evitiamo di pagare gli interessi. Tra l'altro, hanno visto le tradizioni iniziali di Amburgo. Sono ovviamente legate alle navi, ovvero Lightship Combat Ability, molto utile. Faremo un'invincibile armata di navette. E in più abbiamo National Tax Modifier, siamo molto bravi a strizzare le tasse ai nostri paesani. Sì, Anhalt, accetti questa pace? Bene. 9 di prestigio, succoso prestigio. Tra l'altro abbiamo sostanzialmente servito. Vabbè, sei ancora nella Trade League. Magdeburg potrebbe pensare di dichiarare guerra ora che Anhalt non ha alleati. Noi avevamo una missione che migliora le relazioni con il Lüneburg e siamo già vicini al 100, quindi non serve che paghi per queste navi. Tra l'altro potrei pure venderle, dubito che farò una guerra con voi a breve. Le vendiamo. Abbiamo un sacco di marinari. Danimarca dichiara guerra all'ordine di Livonia. Brava Danimarca, espanditi. In un caso diventerai il mio alleato, nell'altro diventerai il mio bersaglio. Sfortunatamente non siamo riusciti ad allearci al Sacro Romano Imperatore, che per qualche motivo non sarà più l'Austria. Ecco, il motivo è che non ha ancora un erede. Senza un erede, quindi in caso di morte, non si sa chi salirà al trono austriaco, quindi così ad occhio il nuovo imperatore sarà tra Brandeburgo, che ha 9 di prestigio, e Palatinato, che ha 6. Pare che abbiamo puntato sul cavallo giusto, mio caro. Speriamo che schiatti. È molto comodo essere alleati con l'imperatore per vari motivi. Ok, come al solito gli inglesi dichiarano ai francesi una guerra che non possono vincere, nonostante in questo caso siano impegnati solo con Scozia, Bretagna, Provenza, Lorena. Beh, non è proprio poco niente. Boemia ha ottenuto il suo Podebrad, un evento che sostituisce 666 alla faccia del re, sostituisce il regnante precedente, quindi la finestra temporale per la personal union con l'Austria è passata. Siamo ricchissimi in questo momento, possiamo fare un sacco di cose. Ad esempio vincere l'assedio. Voi potete tornare qua.
e tornate ad allenarvi. Ok, non c'è nessun motivo al momento, finché non c'è la call for peace, di chiudere questa guerra, perché stiamo aspettando che succeda qualcosa. Vediamo se succede oppure no. Se non succede, avremo probabilmente una cometa. Oh, Comet, Devil's Kitten King. Fortuna, meno uno di stabilità, è proprio quello che ci serviva adesso. Portiamola a zero. Prendiamo questa del prestigio, dubito che la risolveremo a breve. Ma i danesi non sono più amichevoli per qualche motivo. Ora, la cosa interessante è capire chi potrebbe dichiarare guerra a questi simpaticoni. Probabilmente Mecklenburg se stesse facendo un claim. Anche Lüneburg potrebbe, no, tu no, tu no, tu no, tu no, no, ok, non c'è nessuno con un claim su Saxe-Lüneburg. Invece il nostro bersaglio ha un claim su Lüneburg che è fuori dalla nostra portata al momento. Dovremmo decidere chi saranno i nostri prossimi rivali. Credo che Mecklenburg può essere un simpatico rivale. Oh, elezione. Elezione, cambiamo con un candidato militare. Insulti ai nostri alleati, si parte bene. Ship durability. Non è proprio il potere più ambito, ma insomma. Austria, sei diventata per caso amichevole? No. Si lamenta della nostra flotta, ma come ti permetti? Se possiamo fare un paio di barche, sì, anche così tante, vai, ma sì. Più grosso l'esercito, la flotta, più è facile. Facile, più è possibile crearsi con qualcuno. Se qualcuno siamo stati troppo veloci a fare guerra, guarda, troppo veloci. Ma fino alla call for peace non c'è nessun motivo di far pace in questo momento. Un bersaglio così facile. Ah, forse prevede l'alleanza con Analta, l'avrei dovuto togliere, sì. Comunque nessuno ha ancora un claim. A parte il mio piano prevedeva vassallare costoro, finendo così una guerra difensiva, ma credo che li vassalleremo e poi sfrutteremo. I polacchi hanno conquistato nuovi territori, tra cui questo. Andiamo un po' alla velocità, vediamo che succede. The Renaissance. Ora, se non ricordo male, tu dovresti arrivare da solo, sì. Sì, non sei proprio un... Sei un po' lento ad arrivare, però. Danimarca dichiara guerra all'ordine teutonico. Danimarca is on fire. Ma cosa ha preso dall'ordine di Livonia? Niente. Allora, bah. Pregherai Danzica e soprattutto la mia Ambra di Königsberg. Al momento non è un problema.
è morto giusto il nostro sovrano. Questo sì, Albrecht Polnau. Questo è un fantastico generale. No, intanto liberiamoci di questa inutile relazione, così da iniziare i 5 anni di tregua. Servono alleati potenti.